persone sedute davanti aveva già vissuto questa esperienza negli anni passati, li aveva coinvolto a quel tempo e c'era già questa attività. Ed essere qui oggi in casa CONI a vedere rinascere il Paraton di Mantova è certamente motivo di soddisfazione, di orgoglio e aggiungo subito di grandi aspettative. Magari poi ve ne dico un paio come idee, ma qualcosa è già partita prima ancora che nascesse il Paraton Mantova. Esistevano delle opportunità per legare quelli che sono i vostri principi, i vostri valori, le cose che seguite, per le quali il CIO stesso vi ha riconosciuto come ente benemerito che affianca le attività sportive promuovendo i valori anche come aggregazione, come intensità per chi fa sport, ma anche per chi lo sport lo vede e magari non riesce a praticare sempre. Mi limito soltanto a dire che è davvero una grande soddisfazione per il mondo dello sport avere amici sportivi che al di là del fatto tecnico, della propria vita di sportivi, pensano di impegnarsi per divulgare quanto valore positivo c'è nell'attività sportiva a tutti i livelli. Credo che ce ne sia bisogno tanto, ce ne sia sempre stato bisogno. Prima parlavamo di riforma del CONI e di questioni che attengono ai valori e anche alla dispersione del valore più grande, che è quello del volontariato, della gente che ha passione e che si impegna per quello che prova. C'è un ambiente sportivo. Assolutamente. Bene, io saluto tutti e devo dire che con piacere vedo rinascere il Panathlon a Mantova e che qualcosa rinasca in un contesto di difficoltà, di scoramento, e qualcosa di estremamente importante, positivo, è qualcosa che veramente incoraggia e mette in luce quella che è la buona Italia, quelle che sono le nostre risorse, l'Italia e non soltanto, perché vedo qua la rappresentanza di Panathlon internazionale, quindi che ci sia questa visione globale del tema dello sport è estremamente significativo e importante. E dicevo la buona Italia che vede proprio, come diceva Mauro Ridolfini, nei valori dello sport, degli elementi importanti di ripresa. Mi ha colpito, io lo ripeto anche questa volta Mauro, mi ha colpito che la Presidente di Confindustria francese al 67° incontro di Confindustria qua a Mantova avesse proprio detto che gli elementi forti della competitività fossero tre: la qualità delle proposte economiche, la competitività dal punto di vista dei costi, quindi dei costi di produzione, e il fattore psicologico che lei chiamava lo spirito sportivo, che è così importante proprio anche nel mondo dell'economia. Immaginiamo quanto sia importante nella società civile, l'essere cioè in grado di mettersi in gioco, il porsi dei valori, dei traguardi, degli obiettivi, e per i nostri giovani ne abbiamo assolutamente bisogno. Al saluto dell'assessore allo sport del Comune di Mantova, Enzo Tombini. Davvero che viviamo qua, chiaramente dal piccolo poi nasce il grande, no? Per cui dico con molto piacere che Massimiliano Sacchiani in prima fila, no? Saremo come la provincia accanto a tutti voi, al Panathlon di Mantova, ai soci, a tutti quelli che si occuperanno di sport, per dare poi in un momento di grandissima difficoltà per gli enti pubblici e dare il nostro contributo per quello che ci sarà possibile. Dunque la buona volontà la metteremo sicuramente tutti. Bocca al lupo e grazie per tutto quello che fate, perché credo che sia noto a tutti che lo fate in modo disinteressato, e questo è un valore aggiunto molto importante. Ovviamente tutti coloro che rappresentano il Panathlon, sia nazionale che internazionale. Ringrazio soprattutto presidente, il new presidente, diciamo così, del Panathlon Club di Mantova, quello che è o sarà il propulsore di questa nuova intrapresa, Massimiliano Sacchiani. Lui è stato un arbitro severo, arcigno, che ha subito anche delle retaliation, ovvero delle specie di marchingegni strani nell'ambito della sua carriera, che è stata esemplata. E io mi auguro che sia, come panatleta, anche come ha fatto l'arbitro, c'è un arbitro inflessibile ma comunque sempre dedito alla
dirittura morale degli atleti, e anche di fronte ai Mamma Santissima, io mi ricordo il suo cartellino rosso nei confronti di Mourinho, tanto per dirne una. Quindi non è stato facile espellere in casa interista, va bene, quello che viene definito il grande mondo. Perché se un arbitro incomincia a tirare le fila di un club, e io l'ho fatto per 4 anni a Pavia, ci diamo dentro e ci diamo dentro, quindi siamo tranquilli. Ecco perché con vero orgoglio sono qua e sono contento di essere governatore della Regione Lombardia a presentare la segnata per cani. Hai messo le spalle al muro, con le spalle al muro? Assolutamente sì. Adesso un saluto prima di entrare nella parte ufficiale con il presidente internazionale, dal presidente del Trip Italia, Gianni Bambotti, che penso che parlerà a nome di tutti i governatori del Trip Italia. Esprimere sicuramente valori sportivi importanti nelle città e nel Provincia. Se i primi 50 anni di vita del Palato erano serviti per far promuovere lo sport, per aprire quindi le conoscenze sportive e le cittadinanze, per presentare i campioni, per presentare discipline sportive poco conosciute nel nostro paese e in altri paesi che si portavano sulle Olimpiadi, beh, questa prima missione si era sostanzialmente un po' esaurita, nel senso che i mezzi di comunicazione c'erano evoluti, che i campioni venivano portati in casa 3 volte, forse anche troppe volte al giorno, e quindi non c'era più questa necessità, come non c'era neanche più la necessità di portare i ragazzi a fare sport, perché grazie al cielo si era superata questa grande difficoltà di dare accesso alla pratica sportiva a tutte le classi sociali, cosa che invece nel 1950, quando il palco è partito, esisteva questo problema. Ma esistevano dei problemi nuovi, esisteva un abbandono precoce dello sport, che assistiamo purtroppo. Quante leve, quanti bambini accedono allo sport e poi si perde un patrimonio di esperienze, di lavoro fatto, mi riferisco al grande lavoro che fa poi in questo campo, poi si interroga ogni anno annualmente nelle riunioni di quanti nuovi sono arrivati, ma non abbiamo le statistiche di quanti con quale percentuale se ne vanno, che è un problema è tanto importante. Così come
ci si accorse che lo sport aveva subito delle contaminazioni del suo vivere sociale. Lo sport vive in un contesto sociale, non vive sulla luce delle nuvole, assorbe tutte quelle che sono, diciamo, dei problemi che la vita sociale spesso può dare, e non è immune dalle contaminazioni. E quindi ci siamo preoccupati molto che lo sport, che è nato proprio per salvaguardare questi valori che citava molto bene l'assessore prima, la meritocrazia, l'inclusione, il rispetto, il fair play, che sono tutti valori importantissimi nella crescita del ragazzo, venissero messi in discussione da eventi che anche lo sport presupponeva. Il fatto che lo sport non fa sempre bene per definizione, fa bene se viene praticato bene, se viene insegnato bene, perché al contrario può provocare anche dei guasti, ed è giusto sostanzialmente riconoscere questo. Così come, quindi, riconosciuto che è un agente educativo e che lo sport agisce insieme alla famiglia e alla scuola per educare i ragazzi, si carica di una responsabilità ancora più grande di quella di prima. Che cosa si fa per riuscire anche a dare questa responsabilità alle società sportive, molte volte dilettantistiche, per volte delle fasce giovanili? Quindi si apre uno scenario che indubbiamente ha portato il padre a fare delle riflessioni, ha portato a definire quelli che possono essere dei principi etici da mettere in campo nella pratica sportiva, ma soprattutto questi principi devono essere condivisi da chi opera sul territorio. Ecco quindi la grande apertura che è stata fatta verso le istituzioni sportive e verso l'amministrazione, degli sportivi veri, che hanno a cuore che lo sport mantenga questi valori, e trovare insieme alle amministrazioni sportive, alle istituzioni sportive, alle amministrazioni pubbliche, delle azioni, dei progetti da mettere sul territorio, che vanno verso la formazione dei dirigenti sportivi, un aiuto alle società sportive congiuntamente, però che per poter mettere in grado oggi gli allenatori e i dirigenti sportivi di dare delle risposte sul mondo di oggi, sulle aspettative che hanno i ragazzi, che hanno le famiglie, non dimenticano questo. Questa è un'azione che il palato deve e può fare. Il nazionale ha già tracciato la strada principale che dovrai percorrere, in cui dovrai anche correrci sopra, più forte di quando facevi i test atletici. Però lasciamo a te la parola per la chiusura della prima parte della serata, così poi ci dirai le emozioni, le voglie, gli intendimenti, gli stimoli che i tuoi nuovi soci ti stanno già dando e ti daranno, e per poi passare alla parte conviviale, perché il panel è serato di cultura sportiva, benissimo, ma anche conviviale, perché è lì che si formano le amicizie sportive, ma non solo. A te la parola. Allora, intanto ringrazio della partecipazione al padrone di casa, Mauro, che ci ha ospitato, e sicuramente ci sarà modo di percorrere insieme una strada molto lunga. Ringrazio anche l'assessore Zattieri, Enzo, a cui ho rotto le scatole, insomma, andando a presentare le iniziative del club. Diciamo che è stato un incontro molto breve, avremo modo, spero, anche grazie all'aiuto dei soci, di fare iniziative molto importanti. Ringrazio anche il professor Longfis, perché è un amico, diciamo che non è solo presidente del Consiglio Comunale, ma comunque è un ex atleta, quindi è ancora oggi appassionato, diciamo, sportivo, di calcio in particolar modo, oltre naturalmente a tutte le autorità del Parco che ci hanno fatto l'onore di essere qui per questa partenza. È stato evidenziato, diceva prima il governatore, il discorso di Mourinho, però so che siete tutti interisti, quindi non so se è stato fatto un complimento, ecco, quindi non siamo partiti col piede giusto. Hai fatto bene. Ecco, perfetto, insomma, siamo già su una buona strada, diciamo, una parte sì, una parte va bene, una parte ma comunque fa parte del ruolo. Diciamo che ci sono obiettivi molto precisi che personalmente mi sono posto in questi mesi. Insomma, la decisione di prendere in mano il club è stata condivisa con
diciamo con Adalberto Scemma, che comunque è un po' il motore, è stato il motore, pur appartenendo a un club non quello di Mantova, ma essendo già affiliato associato al club Università di Verona, ci ha dato la spinta per poter ripartire e di questo lo ringrazio. Poi è chiaro che so perfettamente che bisogna correre con le proprie gambe, per cui, però è comunque una presenza molto importante e sicuramente molto utile anche nei mesi prima, quando arbitravo, sempre gratuitamente, mai preso una lira, quindi continuerò a farlo per lo stesso motivo, perché comunque mi piace e adoro fare una promozione sportiva, quindi andare a parlare con i ragazzi di etica, di rispetto delle regole, di rispetto dei ruoli, visto che insomma in campo arbitravo, mi rapportavo con le insegnanti come se fossero degli arbitri, no? Perché comunque avevano davanti 20-25 ragazzini belli, belli tosti, quindi era un po' ritrovarsi all'interno del campo. Le strutture sportive, ho già rotto le scatole a Enzo e anche alla professoressa, so che sarà una strada, un percorso molto lungo, ci piacerebbe fare da anima critica e di affiancarci in questo caso, dando una mano a Mauro per quanto possibile, fornendo delle strutture, anche delle iniziative e anche delle soluzioni ai problemi che vengono manifestati quotidianamente dai ragazzi, dai bambini e dalle persone che fanno sport nel nostro comune e nella nostra provincia. Soldi non ce ne sono, troveremo il modo di essere comunque operativi, essendo anche proposti. Ovviamente ci saranno anche incontri con personaggi dello sport, sappiamo, perché questo l'ho vissuto sulla mia pelle insomma, in questi anni qui da arbitro, l'emulazione, la possibilità di imitare un campione credo che sia la molla più importante per i ragazzini che si avvicinano allo sport, quindi avere la possibilità di poterli incontrare, di poter fare magari anche un allenamento con loro, di potersi fare una fotografia, spesso è quella molla che aiuta il ragazzino ad andare avanti anche con sacrifici e con magari pochi soldi, perché alle persone che preparano, che formano i ragazzini, credo che sia un aspetto molto importante, quindi andare nelle società sportive a dire guardate, non assumete delle persone soltanto perché hanno del tempo a disposizione, spendete magari qualcosa in più, ma prendete delle persone che siano formate e che possano trasferire qualcosa ai ragazzi, perché se assumete delle persone unicamente perché sono in pensione e possono darvi un po' di tempo a disposizione, non sappiamo il tipo di messaggio che verrà dato ai ragazzi. Potranno dare qualcosa sicuramente, il loro tempo, ma non è detto che siano dei valori positivi. Ecco, queste sono le cose su cui sicuramente combatteremo. Ripeto, si faranno degli errori, però la buona volontà c'è per tutti. Intanto ringrazio vivamente i miei soci, cioè comunque le persone che stanno condividendo con me questo primo passaggio. Sono stati molto chiari subito, nel senso che chi ha tempo a disposizione lo metterà, c'è stato qualcuno che naturalmente ha messo a disposizione la sua immagine, la sua faccia, dicendomi subito non ho tanto tempo a disposizione, farò quello che posso. Devo dire che è la miglior partenza, è inutile dire faccio tutto io e poi dopo tirarsi indietro appena l'esperienza comincia, quindi è apprezzabile anche questo ruolo. Però quando sarà il momento di spingere sull'acceleratore, allora poi sarà il momento in cui dobbiamo esserci comunque tutti, perché naturalmente sarà importante. Quindi stasera ci hanno fatto anche gratissima visita ospiti importanti, poi saremo noi, quindi sarà importante partire col piede giusto. Vi ringrazio e speriamo che la barca vada il più lontano possibile. Grazie. Tradizione, c'è il cosiddetto gagliardetto di battaglia che viene consegnato a voi per ricordarvi quando avete la sede e sicuramente questa è la data per ricordare questa giornata, la nascita del club.
campana improvvisata, dichiaro aperta la conviviale del Club di Mantova su mandato del Presidente. Si usa in Lombardia, spero in tutti i club, ma la partenza è stata Pavia, prima della cena alzarsi in piedi ed ascoltare in rigoroso silenzio la lettura della carta del Palazzetto. Grazie. E questo va da fare sempre. Carta del panatleta. L'essere panatleta mi impegna a onorare il motto Ludis Iungit e promuovere l'ideale panatletico, rispettare le regole del club di cui sono diventato socio, dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio club gli scopi che si è prefisso, ricercare l'amicizia di tutti i panatleti, praticarla e aiutare i nuovi soci a integrarsi rapidamente nella vita del club. Agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli. Operare permanentemente ed ovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul fair play. Prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, della mia regione, del mio paese. Essere d'esempio nel modo di praticare lo sport. Comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione. Essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di emancipazione dell'uomo, e lottare contro tutto ciò che lo degrada. Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni organizzate dal mio club e da quelle di altri club del Panathlon International. Applausi.